Il mainstreaming di genere nel management di università ed enti pubblici di ricerca è l'insieme delle strategie politico-sociali che un governo deve mettere in atto per la realizzazione della parità di genere in tutti i settori del paese. Il principio di gender mainstreaming, politiche e bilanci di genere consiste nell'adeguata considerazione delle differenze esistenti tra le necessità di vita, le esigenze e gli interessi, rispettivamente degli uomini e delle donne, prima di definire i vari interventi economici e sociali. Volevo chiederle se lei, nella sua esperienza professionale in questo momento politica, ha avuto dei problemi in quanto donna e se, rispetto alla sua esperienza, se lei ci può dare qualche consiglio per la visibilità e per il progresso e l'affermazione della donna nel mondo del lavoro e nel mondo della politica. Problemi personali in quanto donna non li ho avuti, come ho avuto i problemi tradizionali di chi ha una famiglia con un sistema di welfare praticamente inesistente, per cui diciamo, forse sono riuscita a diventare quello che sono anche perché nella mia famiglia la rotazione di ruoli era normale e credo che questo sia un messaggio importante. Nel corso del seminario organizzato dal MIUR, i direttori generali e i responsabili delle aree risorse umane di università ed enti pubblici di ricerca hanno illustrato la situazione delle politiche di mainstreaming di genere nelle istituzioni da loro dirette. Quello che noi cerchiamo di fare è di portare tutti a competere sullo stesso livello. Sullo stesso livello significa cercare di creare, di fare il possibile per creare le condizioni in cui una donna ricercatrice o una donna funzionario di amministrazione possa sviluppare le proprie competenze e dare il proprio contributo, così come fanno i loro colleghi uomini. Risulta evidente come nel nostro paese le politiche del mainstreaming siano viste ancora con una certa diffidenza dai decisori che faticano a volerle mettere in atto, dal momento che le percepiscono come costose o poco vantaggiose, e di come invece non sia più rinviabile la loro attuazione tramite atti legislativi appropriati, non solo per aderire alle direttive comunitarie, ma come uno dei più potenti strumenti che abbiamo a disposizione tramite la valorizzazione delle differenze di genere. Tra le politiche attive noi riteniamo che forse oggi quella di cui c'è più bisogno, più necessaria, sono politiche rivolte alla formazione. La formazione che deve riguardare le classi manageriali, le persone che occupano quindi delle posizioni di vertice, di potere, che quindi hanno la possibilità di indirizzare le politiche proprio a favore del gender mainstreaming. Tra queste, devo dire, abbiamo realizzato un corso di formazione per il Ministero dello Sviluppo Economico, per i membri del CUG, il Comitato Unico di Garanzia e dirigenti, direttori generali, proprio per avviare un'attività di sensibilizzazione alle tematiche di genere, quindi verso il gender mainstreaming, che hanno previsto anche, forse semplicemente, ma a nostro parere in modo necessario, la comprensione dei termini che sono alla base delle politiche del gender mainstreaming. Quindi cosa vuol dire genere? Quindi da gender, cosa vuol dire mainstreaming? Cosa vuol dire politiche di genere, politiche economiche di genere, cosa vuol dire management in ottica di genere. E tutto questo, devo dire, all'inizio ha suscitato un po' di sorpresa, perché effettivamente chiunque ha l'idea che parlare, diciamo, di pari opportunità o di politiche di genere sia una cosa banale, piuttosto intuitiva, nel senso che si equivoca e si ritiene che parlare di genere voglia dire parlare di cose di donne e quanto tali di cose relative al quotidiano, sì, ma banali. Invece, quando si sono resi conto della portata del termine genere, quindi delle politiche di genere, le persone sono rimaste sorprese e devo dire molto molto interessate. Tant'è vero che poi hanno avviato proprio all'interno del Ministero delle politiche attive, soprattutto grazie al CUG e alla Presidente del CUG che si è veramente appassionata e di questo noi siamo molto soddisfatte. Le donne, come è noto, non si accontentano più di essere omologate all'uomo e quindi di raggiungere una parità ottenuta,
per fortuna, di salario, di ore lavorative e tanti altri aspetti, ma le donne vogliono essere riconosciute nei posti di lavoro come identità differente e quindi riconosciute nella loro creatività, nella loro anche appunto diversità per esempio di approccio al mondo lavorativo, nella diversità anche di risoluzione dei problemi. Ormai è riconosciuto che le donne per esempio riescono, proprio nel mondo dell'industria è stato provato questo, che le donne riescono a risolvere situazioni di complessità vorrei dire plurivoca in modo migliore e più efficacemente rispetto agli uomini. Quindi si deve riconoscere questa loro diverso, io lo chiamo abitare il mondo, diverso modo di abitare il mondo. Quindi gender mainstream, che vuol dire poi letteralmente stare nella corrente principale, vuol dire stare nella corrente principale in maniera diversa e portare a risultati diversi. Noi ci auguriamo migliori.